internet a casa, non ho gli strumenti culturali, economici, non importa quali, vado e trovo qualcuno che mi aiuta a farlo, non che mi fa la cosa che a me serve, ma mi aiuta a farlo, quindi con una sorta di mentorship ci cresco su e imparo, quindi piano piano, la prima volta lo farò con l'aiuto della persona, la seconda anche, la terza forse pure, dalla quarta in poi imparerò, e quindi è un modo per fare sì tutto digitale, dall'altra però aiutare chi il digitale ha un po' di difficoltà a utilizzare. La pubblica amministrazione sta crescendo, nel senso che ci sono servizi innovativi, ne parlava anche prima il comune di Cetraro, perché poi, guardate, le rivoluzioni, no? Un po' come rivoluzionario fu il periodo della differenziata, che comunque ancora in alcune realtà italiane non è nemmeno arrivata. Le rivoluzioni poi si fanno attraverso una divulgazione, attraverso le buone pratiche, si direbbe. Però ci sono anche servizi che vanno intercettati meglio, e da questo punto di vista Roma, sotto la sua guida, sta facendo molto bene, perché con i servizi, con la digitalizzazione e la facilitazione degli stessi. Si parlava di Roma Semplice, è il nome dell'assessorato, si chiama Roma Semplice, che è giustamente un caro amico, che forse qualcuno di voi conosce, che è Carlo Mochi Sismondi, che è il presidente di Forum PA. La prima volta che ci siamo incontrati in pubblico dicendo è Roma Semplice, è un ossimoro. Fatto bene ammetterlo, perché prima alcuni assessorati erano Roma Capoccia soltanto, insomma, quindi sì. Siete stati molto... Non è semplice, ma diciamo che l'obiettivo è fare sì che anche le tecnologie, anche gli strumenti siano un modo per far sì che diventi più semplice fruire dei servizi. Me lo spiega perché sta durando lei in questa giunta? Me lo spiega lei? No, allora, secondo me lei sta durando non perché, voglio dire, lei... perché ha buoni rapporti sicuramente, ma questo non c'entra nulla, però secondo me questa rivoluzione silenziosa ma determinata, forse per questo, perché sono silenziosa, ecco, io cammino per strada a Roma, non mi conosce nessuno, vado in autobus a lavorare, vado a piedi a lavorare e non mi ferma nessuno. La rivoluzione digitale è troppo della Marzano per poter essere, diciamo, tolta e data ad altri, diciamo, politicamente come stanno. Attenzione, le persone che sono andate via per scelte, quindi è un altro discorso. Vabbè. Personalmente credo che sino a che faccio le cose che servono alla città di Roma, fa piacere a me, perché sono 30 anni che rompo le scatole alla politica chiedendo che faccia quello che finalmente Virginia Raggi mi ha dato l'opportunità di fare, quindi io la ringrazio di questo, perché 30 anni che rompo veramente, che sono una rottura. Cosa dice Squillaccio? Che non vedevi il momento di farlo. Esatto. Non vedeva l'ora, sì. Esattamente. Mi è stata data l'opportunità di farlo, ci provo, ce la metto tutta, qualche passetto l'abbiamo fatto, abbiamo fatto l'agenda digitale condivisa, stiamo ristrutturando il portale che abbia anche una sezione partecipata che prima non c'era. Abbiamo fatto lavori sulle smart city, abbiamo fatto punti punti Roma facile, pezzettino alla volta, però è chiaro che Roma non fu fatta in un giorno, come diceva qualcun altro, e quindi neanche io riesco a innovare. Assessora Marzano, sì. Voi avete tantissimi dirigenti, una pletora funzionariale, dirigenziale. Meno di quanti ne sembrate la Regione Calabria, scherzo. voglio dire, il livello di apprendimento, perché poi è chiaro che c'è una formazione, ne parlavamo prima con il livello, diciamo, formativo delle scuole, ecco, fa registrare una certa riottosità, oppure, voglio dire, c'è grande volontà di adeguarsi a quella che è la rivoluzione silenziosa di cui ci stava parlando. Livello di apprendimento interno? Sì, interno. Interno. E poi parte tutto da lì. Come sempre, fatto 100 il numero di persone, c'è un 3% di persone che non hanno voglia di fare niente, un 3% di persone fantastiche, un 20% di persone brave che fanno con serietà e professionalità il loro lavoro, un altro 50% che potrebbero farlo un pochino meglio, ma comunque le persone ci sono, e quello che noi vorremmo fare con quello che abbiamo chiamato il forum degli innovatori interni è proprio quello di far sì di trovare mica tante, 100 persone, 200 di 24.000 dipendenti, 200 ci sono di sicuro, che possano fare da traino all'interno del loro dipartimento. Poi si parlava prima di fare squadra, copiate i punti Roma Facile a Forum PA, viene da me l'assessore di Bergamo e dice: ma lo posso fare anch'io? Certo, non lo chiamerai punto Roma Facile, ma fallo volentieri, perché purtroppo in tutti i territori c'è il divario digitale, da Belluno a Palermo, non credete di scansare. E attenzione, non è nemmeno come uno si aspetterebbe, è l'anziano,
dai 15 ai 72 anni. Un italiano su quattro non è mai andato in internet. Significa che anche il buono scuola di cui parlava Enza prima, ci sono dei diciottenni che non sono capaci di prenderlo. E quindi dobbiamo fornire anche a loro gli strumenti per farlo. Per questo, appunto, copiatelo.